Oggi siamo con Giulia Verona, 17 anni, sta preparando la nuova stagione. Giulia, quali sono i tuoi programmi e quali sono le tue aspettative per questo 2016? Allora, questo 2016 è un anno importante, ci sono tante gare di livello, è l'anno olimpico, però cioè, per ora le Olimpiadi sono un sogno, diciamo, non le vedo molto vicine, e, però comunque ci sono gli europei di Londra, gli europei assoluti di Londra. Quando? Penso a maggio. E spero di riuscire a far parte della nazionale di Londra e poi quest'anno rientro ancora nella categoria juniores per gli europei della mia categoria, quindi se tutto va bene speriamo di riuscire a raggiungere questi due obiettivi. Peraltro Giulia è stata di recente convocata a un raduno azzurro dove ha maturato una bella esperienza. Come sono andate le cose e in chiave azzurra, quando e se si ripeterà questa esperienza, quali sono le possibilità che questo avvenga? Questo era ancora un raduno della nazionale giovanile, perciò uno dei tanti che ho fatto, e comunque sempre un'esperienza unica perché ci si allena da professionisti, non avendo la scuola e tutto. E sicuramente è in preparazione per gli eventi importanti che verranno fra poco e spero prossimamente di fare altri raduni, ma con la nazionale assoluta possibilmente. Speriamo tutti. Giulia fa parte del team Lombardia, si allena comunque la maggior parte delle volte qui in piscina comunale ed è reduce, come si può ben vedere, è reduce da un allenamento che è appena terminato. Quanti sono gli allenamenti che effettui durante la settimana e in che cosa consistono soprattutto? Allora, mi alleno tutti i giorni, 6 volte a settimana con un giorno di riposo e vabbè, gli allenamenti sono 2 ore in acqua e al lunedì, cioè una volta alla settimana, 1 ora di palestra, però tutti i giorni comunque faccio anche mezz'ora fuori a secco di esercizi, corpo libero. Tra l'altro Giulia ha un allenatore molto particolare che è il papà Roberto e che tutti i giorni la segue da parecchi anni, con cui ha diviso e condiviso tutti i momenti più belli. Momenti più belli che sono stati, giusto per ricordarlo, cioè quali sono stati i successi più importanti che ha ottenuto fino ad oggi? A partire dalla vittoria dai campionati italiani assoluti a 15 anni, poi successivamente gli europei di Baku, le 2 medaglie d'argento e poi la partecipazione e comunque i buoni piazzamenti che ho raggiunto a campionati del mondo di Singapore. Infine Giulia è fortissima in tante specialità, qual è però la specialità che senti più tua e quella nella quale ti sentiresti di investire più di tutti? Vabbè, la mia specialità è la rana, perciò quella in cui vado meglio, in cui ho i risultati diciamo eccellenti. Gli altri diciamo che non vado male nello stile libero e nel delfino. Ultimamente sto andando meglio a stile, perciò non è da scartare anche la possibilità di fare qualche gara decente a stile. Infine Giulia va anche a scuola, abbiamo detto ha 17 anni, come si fa a conciliare allenamenti, gare eccetera con lo studio? Non bisogna perdere tempo e per ora riesco a fare tutto, ovviamente non è che pretenda molto a scuola, cioè, non vado male però diciamo nella media, perciò, però se si vuole si riesce a far tutto. Grazie. Prego.